Buonasera e bentornati nella Casa dell'Altro Calcio, puntata numero 379 del dodicesimo anno. È una puntata ricca di immagini, ma ricca anche di contenuti, con ospiti e un momento importante. L'unica cosa, salutiamo Franco Laterza che oggi è in ferie, quindi non c'è. Ma partiamo per questa prima parte, un buonasera e un grazie per la partecipazione a mister Ambrogio Quintieri. Buonasera Nicola, grazie a te per avermi ospitato oggi qua in questa meravigliosa trasmissione. Ecco, un grazie. Ambrogio Quintieri è l'allenatore della Juniores dello Sporting Sala Consilina. Avete visto durante la settimana la partita proprio tra Sporting Sala Consilina ed Erion. Noi con la regia di Lorenzo Picarelli ci avviamo subito a vedere il sommario di questa puntata numero 379, vediamolo insieme. Allora, parleremo di campionati giovanili regionali, juniores nazionale, seconda categoria nella prima parte. Poi nella seconda parte parleremo di prima categoria girone G e promozione girone D. E partiamo proprio subito con i campionati giovanili, partiamo con i giovanissimi regionali. Parliamo del girone A, siamo alla quinta giornata di campionato. Vediamo Ares Vomero Millennium Salerno 0-3, Nike Atletico Nocera 1-1, Gelbison Vallo Angri 2-1, Monteruscello Salernitana 3-0, Sporting Sala Consilina Fratelli Lodi 1-6, Progetto Europa Sant'Agnello 1-0, ha riposato la compagine del Procalcio Napoli. La classifica. Vediamo il Monteruscello a punteggio pieno con 12 punti, Fratelli Lodi, Gelbison, Angri, Millennium 9, Procalcio Napoli 7, Sant'Agnello 6, Progetto Europa, Nike 4, Sporting Sala Consilina 3, Atletico Nocera 1, Salernitana che non fa classifica 0 e Ares Vomero 0 anch'esso. Per il prossimo turno invece saremo alla sesta giornata, si scontreranno le seguenti squadre: Ancri Procalcio Napoli, Atletico Nocera, Sporting Sala Consilina, Fratelli Lodi, Monteruscello, Millennium Salerno, Progetto Europa, Salernitana, Ares Vomero, Sant'Agnello, Gelbison, Vallo. Deve riposare la Nike. Andiamo subito a dare un'occhiata a quella che era la partita dello Sporting Sala Consilina, una partita importante con una società importante. Abbiamo delle immagini per le quali ringraziamo il nostro amico Michele Vignola. Intanto sulle immagini vi andiamo a commentare quella che è stata la partita, una gara, quella tra Sporting Sala Consilina e Fratelli Lodi. Fratelli Lodi, dicevo, una società importante nell'ambito del settore giovanile. Poi in campo c'erano tutti 2003, subito in vantaggio gli ospiti per 1-0, però dopo subito è arrivato il gol del pareggio ad opera di Vito Ciorceri. Sfiorano anche il vantaggio, anche grazie a un tiro di Vito Ciorceri che colpisce la traversa. Poi viene fuori la compagine ospite che addirittura chiude il primo tempo 1-5, ma ci sta tutto questo risultato. Poi però la partita si conclude con il risultato di 6-1 a favore degli ospiti. Voglio ringraziare ancora Michele Vignola per le immagini. Una bella partita, però si è giocato, diciamo, dopo i primi 20 minuti si è delineata un attimino la differenza, Ambrogio. Sì, purtroppo sì. Lo Sporting Sala Consilina, i giovanissimi regionali sono un po' in ritardo. Siamo partiti con questo gruppo
Grazie a mister Sardi, tra l'altro allenatore del Padula in prima categoria, che sta facendo molto bene. Sta piano piano prendendo forma questa squadra e sono sicuro che grazie all'esperienza e alla bravura del mister riusciremo a fare anche in questo campionato un egregio figura per la società del presidente Detto. Bene, una bella partita è stata giocata al San Giovanni di Sassano, avete visto le immagini dello stadio, una partita dove i ragazzi di Mister Sarli, come diceva appunto Ambrogio, hanno cercato di contenere le folate offensive della squadra avversaria, però alla fine vedremo che anche i giovanissimi, gli allievi sono stati costretti ad affrontare la prima in classifica con una differenza forse abissale, però nonostante tutto hanno tenuto il campo. Ma adesso andiamo a vedere proprio il campionato allievi. Campionato allievi, sempre girone A per quanto riguarda i campionati regionali. E risultati della quinta giornata, vediamo insieme: Atletico Nocera Micri 1-4, incontro Juve Stabia 0-3, Sant'Agnello Brothers Napoli 1-0, Sporting Club Recca Emanuele Belardi 4-2, Monte Calcio Grippo Benevento 0-1, Sporting Mondragone Sporting Sala Consilina 3-1, Alfonso Camoroani contro Pro Calcio Napoli 1-2, per una classifica che vede in testa la compagine del Mondragone con 13 punti, Pro Napoli Calcio 12, Benevento 11, Sporting Rocca Club 10 insieme a Micri, Alfonso Camorani 7, Monte Calcio e incontro 6, poi a 3 punti ci sono Brothers Napoli, Sporting Sala Consilina ed Emanuele Berardi insieme a Sant'Agnello, Juve Stabia, Atletico Nocera con 0 punti. Andiamo a vedere quello che è il prossimo turno: Brothers Napoli, Sporting Club Recca, Emanuele Berardi incontro, Grippo Benevento, Sporting Mondragone, Juve Stabia contro la compagine del Monte Calcio, Macri, Alfonso Camorani, Pro Calcio Napoli, Sant'Agnello e poi chiude il Sporting Sala Consilina contro Atletico Nocera. Anche qua praticamente la compagine è allenata da mister Morea. Per i ragazzi, noi abbiamo un gol che dobbiamo ringraziare il signor Rosario La Rocca, che c'è il gol dell'1-1. Praticamente per i ragazzi dello Sporting allenati da mister Daniele Morea, difficile trasferta sul campo della capolista a Mondragone. La capolista dello Sporting rispetto a... c'è qualche punto in più. Poi dopodiché hanno mantenuto per 50 minuti senza subire gol, sono stati attenti nella retroguardia, le chiusure attente, poi hanno subito il primo gol. Ma... L'1-0 è arrivato al decimo della ripresa. Al 20° il portiere dello Sporting ha parato un calcio di rigore, quindi si è mantenuto il risultato per l'1-0. Alla fine hanno realizzato il 2-0. Poi su calcio di punizione avete visto il trafiletto, l'immagine fatta con un telefonino, voglio ringraziare ancora Rosario La Rocca, e il calcio di punizione che è stato realizzato dal giovane Petraglia, che praticamente ha riaperto la partita 2-1, però nel finale, a pochi minuti dalla fine, la compagine del Mondragone è venuta fuori e ha realizzato la rete del 3-1, e questo è stato il risultato finale. Ambrogio, anche qua una partita che si è mantenuta aperta e i ragazzi hanno giocato a viso aperto contro gli avversari di un livello forse leggermente superiore. Sì, sapevamo che andando ad affrontare la capolista, tra l'altro sul campo di casa, sarebbe venuta fuori una partita difficile, però i ragazzi di mister Morea hanno dimostrato di potersela giocare, sono stati in partita, come dicevi tu, quasi fino al 60°, poi purtroppo un errore difensivo ha portato al loro 2-1 e poi c'è stato il 3-1. Però anche loro stanno lavorando bene, hanno formato un bel gruppo da quest'estate, hanno fatto una preparazione di circa un mese tutti i giorni con mister Morea e quindi hanno tutte le qualità per ben figurare
in questo campionato. Ricordiamo che comunque è una delle poche squadre nella zona che fa i regionali, quindi dobbiamo simpatizzare e supportare questi ragazzi che sono comunque un vanto per il territorio. Ecco, infatti, sono rimaste poche le squadre che fanno i campionati regionali e noi cerchiamo di metterle in evidenza in questa prima parte dove parleremo principalmente di campionati giovanili. Ci fa enormemente piacere perché per il seguito che abbiamo avuto anche la settimana scorsa, 1300 visualizzazioni su Facebook, quindi un grazie. Ma soprattutto le 41 condivisioni, ecco, questo è quello che vi chiedo. 105 TV è il canale che trovate sul 96 e il 596 HD, però voi che siete ragazzi, condividetela questa trasmissione, facciamo vedere che ci siamo, quindi tutti gli amici riescono a vedere, ci riescono a seguire anch'essi anche sui social network. Adesso passiamo al campionato Under 17, dove si è giocata la seconda giornata. Noi analizziamo quello che è successo nel girone C, dove ci sono due compagini del territorio. Vale a dire, andiamola a vedere, Nola Saviano 9-0, Centro Storico Avellino Monteruscello non disputata, Calcio Polla Giuliano 2-1, Scafatese Cavese 2-0, Inter Napoli Castel San Giorgio 0-6, ha riposato la compagine del Golfo di Policastro. Per quanto riguarda la classifica, Castel San Giorgio e Scafatese 6 punti, Calcio Polla e Nola 4, Inter Napoli 3, Monteruscello e Cavese 1. Saviano, Giuliano, CS Avellino, Centro Storico Avellino e Golfo di Policastro 0. Per quanto riguarda il prossimo turno, le gare della terza giornata, Golfo di Policastro Nola, Cavese, Calcio Polla, Giuliano, Monteruscello, poi abbiamo Inter Napoli, Centro Storico Avellino, Saviano, Scafatese dovrà riposare la compagine del Castel San Giorgio. E qua c'è da analizzare la partita, l'unica giocata, quella là tra la compagine del Calcio Polla e il Giuliano. La partita che è stata sospesa per parecchio tempo, al 30 minuti, cioè è stata una rissa, non deve capitare. Noi quello che vogliamo analizzare principalmente, ci sono stati due gol per il Polla nei primi 27 minuti. Il primo è di Marino Alfonso. Bellissimo gol, e il secondo Delauso Giuseppe, quindi questo è quello che vogliamo mettere in evidenza. Poi ci sono stati degli incidenti sugli spalti tra genitori e questo è quello che non deve capitare nel calcio, specialmente nel settore giovanile. I genitori devono cercare di mantenere la calma ed essere rispettosi dei giocatori altrui. Ambrogio. Sì, questo è un campionato che io conosco bene, l'ho Sì, affrontato infatti l'anno l'anno scorso. scorso e dove con i ragazzi, soprattutto per merito loro, siamo stati protagonisti. Fino all'ultimo ci siamo giocati l'accesso alle finali regionali con la Cavese e la Nocerina e quindi è un campionato secondo me molto competitivo dove si vedono ragazzi davvero che possono ambire a categorie superiori. Quest'anno, come dicevi tu, c'è il Polla che è vicino Sala Consilina, conosco molto di quei ragazzi e sono ragazzi competitivi, e il Golfo di Policastro, che è la mia ex società, che dove ci sono anche dei ragazzi che giocavano con me, altri ragazzi molto talentuosi. Speriamo che con Mister D'Agostino anche quest'anno possano rappresentare il nostro territorio nel migliore dei modi. Ecco, sarà sicuramente così. Abbiamo visto nella grafica la prima partita dei ragazzi del Golfo di Policastro sarà molto probabilmente domenica prossima, giocheranno sul campo di Sapri, se non erro. E un in bocca al lupo va ai ragazzi per l'esordio in questo campionato. In bocca al lupo a tutta la società, a mister Biagio D'Agostino e ai ragazzi che giocano in questa squadra. Quindi in bocca al lupo. Adesso noi passiamo al campionato juniores regionale che interessa da vicino al nostro Ambrogio Quindieri. Andiamo a vedere subito le grafiche con i relativi risultati. Siamo alla terza giornata, Sporting Sala Consilina e Raion 12-0, Valdiano Real Palomonte 2-1, Calpazio Agropoli 2-1, Buccino Volcei Velina 6-0, US Poseidon Gregoriana 6-0, Vigor Castellabate, Polisportiva Santa Maria 1-10, questo era un derby. Poi abbiamo Sporting Sala Consilina e Valdiano a braccetto 9 punti, Calpazio e Santa Maria a 6, Buccino Velina Agropoli, Real Palomonte, Vigor Castellabate, Poseidon 3, Gregoriana 2 con un punto di penalizzazione e Raion 0. Per quanto riguarda
Il prossimo turno, la quarta giornata, Agropoli Vigor Castellabate, Gregoriana Sporting Sala Consilina e Rayon Calpazio, Polisportiva Santa Maria, Buccino, Real Palomonte, US Poseidon, Velina, Valdiano. Ecco, diciamo, Ambrogio, che è stata una partita giocata fino al 20° del primo tempo. Poi adesso fra poco vedremo il servizio che ha montato per noi Lorenzo Picarelli, le immagini le ha realizzate Teodoro Bellotta. È una partita in cui i ragazzi hanno giocato bene, hanno tenuto il campo, ma anche le Rayon nella prima parte, i primi 20 minuti, bisogna fargli i complimenti, che hanno giocato a calcio, è un bellissimo calcio, tenendovi testa. Poi il primo tempo è finito 6-0. Sì, no, sono d'accordo con la tua analisi. I primi 20-25 minuti sono stati equilibrati. Loro ci hanno messo in difficoltà, facevano molto densità a centrocampo, ci chiudevano le linee di passaggio e noi non siamo stati bravissimi, eravamo un po' disordinati in campo, non riuscivamo a trovare le giuste idee, i giusti spazi e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Poi fortunatamente si è sbloccata la partita, siamo anche entrati un attimo meglio in campo e quindi dopo, se come dicevi tu, è finito 6-0, poi 12-0, ma è normale che poi su 6-0 a fine primo tempo la partita si è chiusa. Abbiamo cercato solo di giocare, perché io penso che rispettare l'avversario e continuare a giocare, non fermarsi, e quindi è finita 12-0, ma ci complimentiamo comunque con le Rayon, perché come dicevi tu i primi 20 minuti ci ha messo in difficoltà. Ecco, la domanda prima di vedere il servizio che è già pronto: quando sei entrato negli spogliatoi sul 6-0, quale motivazione hai dato ai ragazzi per continuare la partita? Guarda Nicola, io, tu mi prenderai per pazzo, però ero arrabbiatissimo con i ragazzi, perché stavamo giocando male e tutto quello che avevamo provato in allenamento non l'avevo visto. Infatti forse anche i ragazzi, perché alcuni sono nuovi, alcuni mi conoscono essendo ex Pixus Golfo di Policastro, erano meravigliati della mia reazione. Queste sono partite che servono poi, secondo me, per provare quello che si fa in allenamento, soprattutto quando si sta su 6-0 e non si deve staccare la spina, perché se si vuole avere una mentalità vincente è da queste partite che si deve cominciare ad imparare. Io ti voglio fare i complimenti, perché la squadra partiva dal basso ed è difficile vedere squadre nelle categorie, ma già che tra i ragazzi che partono dal portiere al difensore, quindi complimenti per questo. E noi andiamo a vedere il servizio che ha realizzato Lorenzo Picarelli. Si parte qui al campo di Vibonati, dove di fronte ci sono la compagine dello Sporting Sala Consilina e le Rayon. Una bella palla, Zurbagio si accentra, vede da quest'altra parte Stotuto, bellissimo lo stop di Stotuto. Il tocco per Porretti, Porretti il tiro, la grande uscita di Mazza e poi ci pensa Dorilia. Dorilia per l'1-0 quando i minuti di gioco sono 18 della prima frazione. Sì, la ripartenza adesso verso Porretti, che prova a superare il suo diretto avversario, entra in area, il tiro e la palla in rete. Bellissima questa rete che arriva al 22° del primo tempo. Lo scambio tra Dorilia e Zurbagio, poi interviene Stotuto, vede Zurbagio e entra in area. Zurbagio prova a superare l'avversario, il tiro e la rete. 3-0. Vediamo Battista, palla in mezzo per Stotuto, il tiro e la palla in rete. Bellissima anche questa rete e l'ha prodigata Battista, l'ha voluta a tutti i costi. Zurbagio bravissimo nello scatto con la squadra e poi ancora Zurbagio, azione solitaria, e siamo sul 5-0 quando i minuti di gioco sono 35. Vediamo il tocco. Ancora Zurbagio riceve il pallone, poi prova questo tiro e Dorilia realizza il 6-0. Un campionato a 12 squadre, questo qua, importantissimo per il serbatoio delle compagini che militano il campionato di promozione d'eccellenza. Insieme
a squadre di prima categoria, perché le Rayon è iscritta al campionato di prima categoria, mentre la compagine dello Sporting Sala Consilina del presidente Antonio Detta si limita a fare per ora solo campionati di prima categoria. E c'è la rete del 7-0 e c'è ancora il gol. Adesso è Zurbagio che porta il risultato sull'8-0 al decimo della ripresa. Scarpitta prova adesso questo tentativo e palla in rete, realizza Scarpitta la rete del 9-0. E ancora in avanti la squadra dello Sporting, che imperterrita continua ad attaccare, il tiro di Stotuto e la palla in rete, la decima realizzazione Luca Stotuto. C'è Stotuto che è pronto alla battuta. Vediamo Stotuto, palla in mezzo, pennellata benissimo e palla in rete, la rete dell'11-0. Sì, in effetti è una partita in cui adesso c'è questo 12° gol, quindi Scarpetta realizza e assist man Stotuto. Nicola Senatore insieme a Teodoro Bellotta e a Luigi Canonico e Pasquale Torre vi ringraziano dell'attenzione e vi rimandano alla prossima partita. Io voglio ringraziare Teodoro Bellotta per le immagini, ma voglio ringraziare anche per l'assistenza Luigi Canonico e Pasquale Torre che mi hanno dato una mano in una telecronaca che onestamente, Ambrogio, era difficilissima da fare, perché trovare le parole giuste in una partita dove ci stanno tanti gol e dove la squadra di casa è in vantaggio netto e gioca a calcio è difficilissimo. Quindi... Beh, tu hai sottolineato una cosa che mi fa piacere, gioca a calcio. Io cerco di inculcare ai miei ragazzi sempre la ricerca del gioco, partendo dal basso, dal portiere, cerchiamo sempre di giocare palla, a costo a volte di rischiare, di prendere gol, però io dico sempre che una scuola calcio è un settore giovanile e i ragazzi dobbiamo imparare a giocare a calcio prima del risultato. Non è facile fare una telecronaca, come dicevi tu, sul 12-0, però... penso stiamo facendo più del dovuto, quindi siamo molto soddisfatti dei primi risultati. Abbiamo affrontato il Santa Maria, che secondo me è una compagine importante, l'Agropoli, che è un'altra compagine importante. C'è da sottolineare, Nicola, che queste squadre, facendo la promozione d'eccellenza, possono usufruire degli under, dei fuori quota, quindi loro giocano con i 98, mentre noi siamo tutti 99, 2000, ci sono anche dei 2001, quindi questo secondo me mette ancora in più il risalto il lavoro non mio ma di questi ragazzi che veramente stanno lavorando. Complimenti comunque per il gruppo. Adesso c'è una telefonata in diretta, vediamo, Lorenzo mi ha detto che c'è una sorpresa, vediamo chi è questa sorpresa. Pronto? Nicola, senatore, ciao, sono Franco La Terza, un saluto a te e a tutti i tuoi telespettatori, mi sembrava doveroso. Erano tutti contenti che non c'eri, Franco, quindi... cioè, io in questo momento sono a Gubbio, quindi un saluto da Gubbio a tutti voi e a tutti i telespettatori, ma poi ho saputo che in studio c'è l'allenatore dello Sporting, della squadra giovanile dello Sporting, vale a dire Quintiero, io volevo approfittare per salutarlo, in effetti, perché lui sa che io in qualche modo sono sempre... è favorevole non solo ai giovani ma soprattutto a lui in quanto giovane, lo so che forse ce l'ha un po' con me, ma è un modo indiretto di smentire questo e dire un caloroso e di fare un caloroso saluto soprattutto al tecnico Quintiero che è lì con voi, spero sia gradito, insomma. Io penso che le critiche quando sono costruttive fanno sempre bene, quindi... Ciao Franco, ti saluto bene. Ti saluto e ti ringrazio, figurati, ci sono state delle vedute l'anno scorso, ma sempre in modo educato e costruttivo e quindi nessunissimo problema, ti stimo e non c'è, figurati, non c'è nessunissimo problema, anzi ti ringrazio per la chiamata. Ci mancherebbe, ma poi, questo oltretutto dà la possibilità soprattutto a voi giovani forse di crescere ancora più velocemente, tu che sei uno di quelli qualificati, insomma sicuramente... avrei avuto modo anche un po' di assimilare, ma non sono romanzini assolutamente, sono solo ed esclusivamente dei punti di vista che aiutano a crescere forse pure noi che siamo un pochino più adulti, ma soprattutto voi ragazzi, di questo vi io ero contento che oggi non c'eri, perché dico come faccio una trasmissione, finisce velocemente. Ma io ne approfitto subito per salutarvi. Vabbè, io ti ringrazio della sorpresa, è stato gentilissimo. Ti auguro continuazione delle ferie e ti aspettiamo per la settimana prossima, grazie. Sì, rientrerò brevissimo, un saluto ovviamente a te e a tutti gli sportivi, grazie, veramente è stato
un piacere avere a che fare anche da lontano con Nicola Senatore e quell'altro calcio che è sempre e sta diventando sempre più famoso, e ne sono contento. Ciao a tutti, Grazie grazie. Franco. Adesso è una sorpresa che Franco ci ha fatto. Gli abbiamo dato una settimana di ferie, quindi va bene così. Grande Franco la terza. Vogliamo concludere sul campionato? Sì, io concludo dicendo che noi sicuramente siamo una società giovane, nuova, è la prima volta che lo Sporting Sala continua a fare le diverse regionali e quindi essere lì sopra, anche se sono le prime 3 giornate, è già un motivo di grande orgoglio. Stiamo lavorando con un gruppo, secondo me importante, con giocatori che possono ambire anche a qualche categoria superiore, Nicola. Se mi permetti, apro una piccola parentesi proprio su un discorso di Franco che sentivo nella vostra trasmissione di Senza Polemica di qualche settimana fa. Visto che nella mia squadra annovero vari ragazzi della zona, Franco la terza mi chiedeva perché. Io dico senza polemica che purtroppo le idee erano diverse con alcuni dirigenti della zona. E sinceramente, vedere che non si punta su un gruppo di ragazzi talentuosi che anche a livello regionale, perché l'anno scorso facciamo un under 17 nel Napoletano e i nostri ragazzi erano richiesti da squadre di promozione, eccellenza, sinceramente era veramente un grande dispiacere per il sottoscritto. E quindi questi ragazzi, e questo mi fa veramente piacere, hanno deciso di seguire, questa mia nuova idea, questo mio nuovo progetto sposato col presidente Letta è semplicemente perché non abbiamo condiviso le idee, però auguriamo al Golfo di Policastro, che era la nostra ex società, di fare benissimo e di rappresentarci alla grande nel Golfo perché è una delle poche squadre che ci rimangono. In effetti è così, è uno dei punti di riferimento, però logicamente le idee cambiano, l'importante è che le persone si rispettino, rispettino il passato e quindi ti facciamo i complimenti anche per questo. I complimenti vanno anche al presidente Antonio Detta per quello che sta facendo nel territorio del Vallo di Diano e Golfo di Policastro e poi sicuramente avremo il presidente Detta nostro ospite e quindi ci organizzeremo. Adesso passiamo direttamente alla seconda categoria e poi finiamo questa prima parte. Vediamo un attimo le grafiche relative alla prima categoria, dalla seconda categoria. Eccole che dovrebbero arrivare. Perfetto. Siamo alla prima giornata. No, prima c'è la Juniores, chiedo scusa, infatti per questo Lorenzo mi ha... c'è la Juniores Nazionale, leggiamo i risultati velocemente e poi passiamo alla seconda categoria. Io chiedo scusa, Lorenzo infatti non si era mosso perché vedeva che avevo sbagliato la scaletta, ecco, e quindi adesso partiamo, leggiamo un attimo la Juniores e poi passiamo direttamente alla seconda categoria. Eccola qua, la Juniores, Cavese, Real Sarnese 1-2, Gragnano, Ercolano, Ercolanese 1-3, Gelbison Vallo, Aversa Normanna 3-6, Nocerina e Ibolitana 0-1, Portici Pomigliano 4-1, Turris Frattese 5-1. Poi Polisportiva Sarnese in testa alla classifica con 13 punti, Portici 10, Turris 9, Cavese 8. Ebolitana, Nocerina, Aversa 7, Aversa Normanna, Pomigliano 6, Ercolanese, Gragnano 5, Frattese 4, Gelbison 1. Per il prossimo turno, Ercolanese, Aversa Normanna, Pomigliano, Gelbison Vallo, Ebolitana, Cavese, Frattese, Gragnano, Nocerina, Portici e Polisportiva Sarnese contro Turris. Adesso ci tuffiamo direttamente nella seconda categoria, abbiamo visto solo i risultati perché la Gelbison praticamente ha perso con tantissimi gol di differenza, c'è da organizzare qualcosa, Alfonso Liguori deve lavorarci. Quindi andiamo alla seconda categoria, vediamo cosa è successo. Prima giornata, Black Lion Alfanese 4-0, Atletico Montesano Real Pertusa 0-1, Caprioli Rendiscusa 2-0. Poi abbiamo Capaccio Pestum, Atletico Torchiara 2-2, Laurino Real Laura 2-2, Polisportiva Marina Real Postiglione 1-7, Real Socia Montecorice Ursentina 2-2 per una classifica che vede in testa Real Postiglione, Black Lion, Caprioli e Real Pertusa con 3 punti, Atletic, Capaccio Pestum, Laurino, Real Laura.
Real Socia Montecorice e Ursentina con un punto, Atletico Montesano, Lendiscosa, Alfanese e Polisportiva Marina con 0 punti. Per il prossimo turno, le gare tra la seconda giornata, Alfanese, Polisportiva Marina, Atletico Torchiara, Laurino, Lendiscosa, Black Lion, Real Laura, Real Socia Montecorice, Real, Pertosa, Capaccio, Real Postiglione, Atletico Montesano, Ursentina, Caprioli. Ecco, queste erano le gare di seconda categoria. Noi abbiamo delle immagini che riguardano i Black Lions con l'Alfanese, in cui voglio ringraziare Stefania Marino per le immagini. Prima di analizzare la partita, le immagini possono partire, le utilizziamo come immagini di repertorio. Prima di analizzare la partita dei Black Lion, Caprioli e Lendiscosa è finita 2-0. I marcatori sono stati Tomei Giuseppe e Vincenzo Veneroso. Vincono i ragazzi di Mister Percopo e superano l'impatto con la nuova categoria. La stessa cosa ha fatto il Real Postiglione, che si è imposto sul campo del Marina per 7-1. Marcatori al primo del primo tempo, al terzo, al 20° Pagano, al 42° Chiella, al 47°, al 50° minuto Forlano, al 60° Onnembo. Ragazzi del presidente Bonomo Pasquale, mister Vincenzo Pagano, si candidano un ruolo importante di protagonista per questo campionato. Laurino Real Laura invece è finito 2-2, marcatori del fatto per il Real Laura che ha aperto la marcatura in trasferta, Coccaro pareggia, poi Marino per il Real Laura ancora in vantaggio e poi c'è il pareggio definitivo 2-2 da parte di Maffia. Invece le immagini che vedete sono proprio quelle dei Black Lions. Buona la prima per i ragazzi che abbiamo festeggiato come squadre dell'anno l'anno scorso. Black Lion che battono l'Alfanese 4-0. I marcatori sono stati Monsur, attaccante al 12° del primo tempo, poi Solimer, 29° del secondo tempo. Monsur ancora al 44° del primo tempo, si è concluso con il risultato di 3-0. Chiude la marcatura il difensore centrale Demba. Per i ragazzi di Mister Rosalia una giornata da incorniciare e un battesimo fantastico con la nuova categoria. Un in bocca al lupo da tutti quanti noi per tutte quante le squadre di secondo, ma noi teniamo un occhio particolare per questa squadra. Atletico Montesano Real Pertosa invece è finita 0-1, marcatore è stato Di Stasio. Poi abbiamo Capaccio Pestum, che sarebbe l'ex Foria San Mauro, Atletic 2-2, marcatori. Per l'Atletic una doppietta di Marco Vei. L'ultima partita che andiamo ad analizzare per quanto riguarda la seconda categoria, Real Socia Montecorice Ursentina 2-2, marcatori per l'Ursentina tutti nel primo tempo, 36esimo e 44esimo Lordi. La seconda giornata di seconda categoria, avete visto, presenta due partite che sono da tenere d'occhio e sono Alfanese, Polisportiva Marina sul campo di Alfano e Lendiscosa Black Lion. Ecco, Ambrogio, una battuta finale per questo campionato di seconda categoria, un campionato importante, però un campionato che ancora a livello dilettantistico ci sono squadre che militano in questo campionato del nostro territorio. Sì, seconda, terza categoria, sono campionati che ci rappresentano di più in zona, avendo diverse squadre, ecco. Sono la seconda categoria, delle volte ci sono anche squadre veramente con giocatori di categoria superiore. Ricordiamo l'anno scorso la San Maurese, che era davvero una corazzata, che anche quest'anno in prima categoria, dirà la sua per vincere il campionato. Quindi per chi è appassionato di sport è sempre bello vedere anche i campionati di seconda e terza categoria. Voglio ringraziare ancora per le immagini Stefania Marino, per i Black Lion, un saluto particolare al Mimmo Rosalia, il mister, e finisce qua la prima parte. Io voglio ringraziare Ambrogio Quindieri per essere stato qui con noi. Grazie a te Nicola, un saluto ai tuoi telespettatori. E ci rivediamo tra qualche istante, abbiamo un'altra sorpresa, un altro mister bravissimo. Ed eccoci qua, siamo alla seconda parte e andiamo subito a vedere, puntata 379, andiamo a vedere subito chi c'è in studio. Buonasera a mister Antonino Sparacio. Buonasera.
Ecco, innanzitutto facciamo i complimenti per la presenza, perché generalmente dopo una sconfitta è difficile che il mister si presenti, si inventano sempre scuse. Noi, per la lealtà sportiva che hai dimostrato ancora una volta, se non ce ne fosse bisogno, ti facciamo i complimenti. No, ti ringrazio, ma ci mancherebbe poi una. Il calcio fa parte di vittorie, di pareggi e purtroppo anche di sconfitte. Bisogna accettarle e cercare di migliorarsi per cercare di ottenere le vittorie. Ecco, tutti quanti ricordano Antonino Sparaccio, calciatore del Sapri Calcio, i tempi di Lio, Sparaccio, c'era un tandem d'attacco fantastico. Adesso quel mondo lì è finito completamente perché, vabbè, hai incontrato la compagine che oggi rappresenta Sapri Calcio in Coppa e c'è leggermente qualche differenza. Quanta nostalgia hai di quel periodo? Ah, sinceramente tantissima, perché quel Sapri è stato forse il migliore della storia, è arrivato secondo in campionato, ha vinto i playoff, forse a livello calcistico non c'è mai stata una squadra che è arrivata così in alto, ma poi al di là del risultato ricordo veramente lo stadio pieno, ricordo veramente un gruppo eccezionale, una società fantastica, cioè tutto veramente. Era organizzato e fatto bene. Ecco, tu adesso gestisci il campo Italia di Sapri, se non erro, giusto? Qual è la nostalgia che hai cioè, nel vedere determinati allenamenti? Perché poi dopo, bene o male, ti capiterà che quando giochi una partita in tempi diversi, vedi anche la partita del Sapri Calcio attuale. Qual è la cosa che ti torna in mente? Che cosa pensi di questa squadra Ma sì, attuale? sicuramente vedere gli spalti con 50-60 spettatori, diciamo che tra parentesi fa un po' di rammarico, però vedere sempre quello stadio, quegli spogliatoi, mi fa sempre una nostalgia positiva perché ricordo veramente gli anni migliori di quel Sapri che veramente ha fatto. C'era clamore in tutta la campagna, se non anche a livello nazionale, era una squadra che veramente andava fortissimo. Sì, in effetti è così, in effetti c'è nostalgia. Però la cosa principale, Antonino, perché secondo te, tu che vivi a Sapri pure, perché si è allontanato il pubblico? Noi abbiamo cercato varie spiegazioni, perché si è allontanato il pubblico dalla squadra del Sapri? E non ci va, perché 40-50 sono in realtà 20-30, però, che succede? Ma secondo me manca un progetto serio e solido. In che senso? Che per fare calcio comunque c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di competenza, c'è bisogno di un contesto societario, tecnico, organizzativo, complesso. Poi si può fare calcio anche per divertirsi e Sapri penso che è abituata. Visto i trascorsi degli anni 2005, 2006, 2007 fino ad arrivare al 2008, mi sembra che è stato l'ultimo anno, a palcoscenici importanti, cioè l'eccellenza, Serie D, ha sempre fatto belle squadre. Adesso mancando un po' un'organizzazione, io vedo che manca, ecco, una società forte, una società, ma proprio a livello territoriale, perché prima il Sapri. Tutti si ricordano di Fortunato, però c'erano, ricordo, tantissimi dirigenti. C'era veramente, dove andavi in giro per Sapri, si respirava il calcio. Adesso manca questo. Ecco, e noi adesso andiamo ad analizzare invece il campionato di prima categoria, Girone G, dove si è giocata la terza giornata di campionato, una giornata importante per delineare alcune gerarchie. Vediamo i risultati, le classifiche il prossimo turno. Siamo alla terza giornata, Procogliano Polla 3-0, poi abbiamo Rayon. In realtà è Real Agropoli e Rayon 1-0, Sapri Calcio Pattano 3-4, Cicerale Certosa di Padula 1-1, Rofrano Lecinella 2-3, San Maurese Atletico Pisciotta 5-0, Sassano Golfo di Policastro 4-1, Acquavella Velina 2-0.
La nuova classifica vede San Maurese a punteggio pieno con 9 punti, Certosa di Padula e Lecinella 7, Sassano, Golfo di Policastro, Acquavella 6, Cicerale 5, Polla e Colliano 4, Atletico Pisciotta, Pattano, Velina, Real Agropoli e Rayon 3, Sapri Calcio e Rofrano 0 punti. Per la settimana, anzi vediamo prima la classifica marcatori, abbiamo lasciato invariato perché praticamente non ci sono stati dei grandi cambiamenti, abbiamo messo simbolicamente Andrea Puoli, che è un raccomandato perché è stato uno dei miei calciatori, quindi Golfo di Policastro insieme a Ferrara Raffaele del Certosa di Padula, 3 gol, quindi è simbolica questa perché ci stanno tantissime a 3 gol. Il prossimo turno invece vede Atletico Pisciotta, Sapri Calcio, Certosa di Padula, Procolliano, Fipe Polla, Acquavella, Golfo di Policastro, San Maurese e Rayon, Sassano, Lecinella, Real Agropoli, Pattano, Cicerale, Terra dei Ceci, Velina, Rofrano. E noi adesso andiamo ad analizzare prima le altre partite, poi parliamo della partitissima che si è giocata a Casalbuono, dove abbiamo anche le immagini, qualche immagine grazie a Gino Vega. Le altre partite, quella tra il Pocogliano e il Polla, è finita 3-0, vittoria netta per i padroni di casa. Nigro ha realizzato una delle 3 gol. Intanto queste sono le immagini di repertorio proprio che fanno vedere la partita tra le compagini del Sassano Calcio e la squadra del Golfo di Policastro di Antonino Sparacio. Real Agropoli Rayon invece è finita 1-0, prima vittoria per i padroni di casa che con un gol all'attivo portano a casa la prima vittoria. Sapri Calcio Pattano è finita 3-4, prima vittoria per il Pattano, terza sconfitta per i padroni di casa. Sapri peggior difesa insieme al Rofrano, 12 gol subiti. Marcatori per il Pattano, tripletta di Amorelli al 10º, al 17º e al 10º del secondo tempo. Poi la partita si è incanalata benissimo sul 3-3 e al 46º del secondo tempo è arrivato il gol vittoria di Troncone per il Pattano. Adesso abbiamo anche Rofrano Lecinella finita 2-3, Rofrano ancora al palo, 0 punti in classifica, mentre per il neopromosso Lecinella arriva la seconda vittoria e 7 punti in classifica, anche grazie al primo punto che ha realizzato la prima giornata. Acquavella Velini invece 2-0, marcatori Scarpa e Touré, il derby che ha visto i padroni di casa segnare un gol per tempo. I ragazzi di mister Castiello regalano i 3 punti ai propri sostenitori e arriva la seconda sconfitta per i ragazzi di mister Trama. Andiamo a vedere l'altra partita, Cicerale Terra dei Ceci, Certosa di Padula, finita 1-1, i marcatori Santo Suosso per i padroni di casa e Casale per la compagine del Padula. Certosa di Padula che si conferma seconda forza del campionato, i ragazzi di mister Sarli riescono ad uscire imbattuti dal difficilissimo campo di Cicerale. Secondo pareggio invece per i padroni di casa, uno interno e uno esterno, l'esterno sul campo della Pollese. San Maurese Atletico Pisciotta 5-0, la compagine che è capolista ha realizzato al 15º del primo tempo con Barone, al 25º del primo tempo ancora De Marco, poi il 3-0 è arrivato all'ultimo minuto della prima frazione con Severino, 15º del secondo tempo Barone e si è ripetuto ancora Barone al 25º del secondo tempo. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di mister La Greca, 9 gol fatti, 0 subiti, una squadra costruita con oculatezza per la vittoria finale del campionato. Domenica prossima la vedremo sul campo di Policastro. L'Atletico Pisciotta si difende al meglio, però niente da fare. Poi andiamo ad analizzare quella che è la partita di Antonino Sparacio. Una partita che è finita 4-1, però non lasciatevi ingannare dal risultato, perché la prima rete è arrivata dall'ex di turno che è Pellegrino, quindi la compagine del Golfo di Policastro si è portata in vantaggio. Poi che è successo? Ramura, che è un giocatore espertissimo, poi chiedo conferma ad Antonino Sparacio, che ha incominciato a prendere in pugno la squadra. Prima ha realizzato il gol del pareggio per la squadra del presidente Ricciardone, poi è venuto fuori Vizzuso che è un giocatore che ha militato nel Crotone, e alla fine c'è stato questo Eurogol di Coronato. Quindi una partita, Antonino, che
All'inizio era partita bene con il gol di Pellegrino, però diciamo che c'erano tante defezioni nelle tue file, non è una scusa, però in realtà è così. No, ma noi abbiamo giocato male. Abbiamo giocato male, soprattutto ci siamo complicati la vita da soli. Merito sicuramente anche loro, hanno meritato la vittoria. Sono una buona squadra, però noi anche quando stavamo a vincere 1-0 la squadra non mi stava a piacere, stavamo giocando male. Si vedeva che rischiavamo da un momento all'altro di prendere gol, così è stato. E ne abbiamo presi 4, magari subendo 5-6 gol, 5-6 tiri. Noi abbiamo creato comunque 7-8 palle gol, siamo sempre stati in gara per riaprire la partita, per andare anche in vantaggio sull'1-1. Però al di là delle occasioni create non ci stavamo domenica, abbiamo fatto forse la peggiore partita da quando sto io su questa panchina. Il calcio, diciamo, è bello anche perché domenica c'è la possibilità di rifarci con la prima in classifica e vedremo quello che succederà. Spero che riusciamo a tirarci fuori facendo una prestazione opposta a quella di domenica scorsa. Dopo analizziamo la partita. Io voglio ringraziare Gino Mega per le immagini. Le immagini che vedete sono state realizzate da Gino Mega e gli faccio i complimenti perché comunque alla fine sono belle immagini e i complimenti a Gino Mega è un grazie particolare, perché riuscire a dare anche le immagini è importantissimo. Quindi insieme a Gino io vorrei coinvolgere tutti quanti gli altri che seguono le proprie squadre a dilettarsi, a cercare di darci la possibilità di farli vedere. Adesso andiamo ad analizzare questa San Maurese. Ecco, una San Maurese costruita con tantissimi giocatori, però il discorso finale è che dovrà affrontare, innanzitutto rientreranno qualche giocatore di quelli che nella rosa mancavano nella partita col Sassano. Sì, dovrebbe rientrare Andrea Puoli, che stava fuori per un infortunio alla spalla. Dovrebbe essere disponibile anche Iodice, Gianvito, problemi legati al tesseramento, alle cose burocratiche, non di infortunio. E basta. Poi per il resto ho una rosa a disposizione ottima, cioè ho una buona squadra. Però dipende, al di là del fatto se giochi o col Sassano, anche con l'ultima in classifica, da come affronti le partite. Se le affronti senza la cattiveria giusta, senza il giusto agonismo, senza la giusta concentrazione, la partita più facile può diventare difficile e anche viceversa. Ecco, che cosa hai trovato di importante in questa società del Golfo di Policastro? Come mai hai sposato questa causa importante? Ma ho sposato fondamentalmente il progetto di fare calcio, nel senso che la strada è lunga, perché comunque per come intendo il calcio io, per me le cose vanno fatte in un certo modo. La prima cosa è l'organizzazione a livello societario, a livello di dirigenti, a livello di staff tecnico, e sicuramente anche noi abbiamo le nostre difficoltà, ma sempre ovviamente rapportate anche alla categoria stessa, perché non facciamo la Serie C, facciamo la prima categoria, qualche problemino ce l'hanno tutti, ma noi sono fiducioso perché abbiamo una società che ogni qualvolta si presenta qualche piccolo problema cerca sempre di risolverlo. C'è un ambiente sereno, c'è un ambiente bello che ha voglia di fare calcio, ci sono i presupposti per creare qualcosa di bello. Poi sta anche a noi cercare con le vittorie perché le vittorie aiutano sempre, aiutano a crescere un po' a tutti, ai dirigenti, alla società, ai giocatori stessi, all'allenatore. Quindi dipende anche, soprattutto anche dai risultati. Il passaggio dal campo di gioco alla panchina per Antonino Sparaccio, com'è stato? Ma sinceramente in passato già mi è capitato di allenare i ragazzi, già da qualche anno sto, diciamo, dall'altra parte. E sinceramente mi piace stare in un campo di calcio, anche perché ancora mi diverto a fare qualche partitella. Io credo che se ti piace l'idea di fare calcio, al di là se lo giochi o se lo insegni,
ti deve piacere stare in un progetto calcistico. A me Nella piace. tua squadra c'è un Antonino Sparaccio, uno che correva sulla fascia, Ma superava gli secondo avversari, cercava me la profondità e ho realizzava. begli elementi, soprattutto davanti ho una squadra fatta. C'è ad esempio Andrea Poli che almeno finora in queste partite non l'avevo mai visto giocare. È veramente un giocatore che fa la differenza, almeno in questa È un categoria pazzo Andrea finora. Poli, diciamolo. No, io Poi un pazzo sinceramente. perché poteva fare eccellenza e Serie D, Sì, e mi no, gusta a sì. me, poteva fare Serie D quest'anno e ha sposato il progetto della. Quindi gli faccio i complimenti perché è Io sono importantissimo. contento di averlo in squadra, anche perché al di là del valore tecnico, la cosa che mi piace di più, ma io tanto con i ragazzi parlo sempre in maniera chiara, mi piace che forse è l'unico che non ha mai saltato un allenamento. Questo l'ha Ed sempre fatto. è importantissimo, cioè io dico sempre ai ragazzi, se non avete voglia di fare allenamento, non venite, cioè, perché questo è uno sport come tutti del resto. Devi avere la voglia e la passione di farlo. Se non c'è la voglia, secondo me uno sta sbagliando tutto. Allora, hai affrontato una delle squadre la settimana scorsa, il Sassano, una delle squadre che lotterà fino alla fine per un posto in playoff o vincere il campionato e affronterai domenica la compagine che da tutti, da giugno, da luglio è candidata alla vittoria finale di questo campionato. E innanzitutto la partita che avevi preparato con il Sassano e come ti è sembrato questo Sassano e che cosa ti aspetti dalla Sammaurese? Ah, per quanto riguarda la partita precedente, il Sassano, se devo essere onesto, mi ha fatto una buona impressione, ma non più, cioè, se devo dire una squadra che mi ha sorpreso, sai, una squadra schiacciasassi, non l'ho vista. Sì, abbiamo perso 4-1, magari anche meritatamente, però non mi ha fatto questa impressione. Domenica prossima incontreremo la Sammaurese, non conosco. Questo campionato in questa regione non l'ho mai fatto, quindi conosco poco le realtà. Quindi conoscerò domenica questa squadra che da tutti è attesa come appunto la grande favorita. Però io penso quello che ho detto un po' inizialmente, se le partite le affronti tutte con lo stesso atteggiamento, la partita più difficile può risultare anche la più facile e viceversa. Antonino Sparaggio, dopo la sconfitta, è entrato negli spogliatoi, cosa ha fatto? No, io generalmente cerco sempre di essere equilibrato. Nel calcio si vince e si perde. Fine partita, intanto non parlo mai, parlerò stasera che riprendiamo gli allenamenti. Generalmente analizzo una vittoria, analizzo una sconfitta in maniera tranquilla, fa parte del gioco, l'analizziamo. Come non ci pensiamo più quando vinciamo, che poi dal martedì si pensa alla prossima, da stasera ce la dimentichiamo, guardiamo gli errori cercando di non ricommetterli e si guarda avanti, la mettiamo da Ecco, parte. l'ultima domanda che riguarda te personalmente, poi dopo passiamo all'altro campionato che è la promozione. Antonino Sparaggio, come allenatore, cioè qual è l'allenatore che ti ha colpito nel passato che hai avuto e che cerchi di ispirarti a lui? O Antonino Sparaggio ha una mentalità diversa, prende il meglio da tutti quanti quelli che ha avuto? No, ho avuto parecchi allenatori bravi, sicuramente non sono arrivati in Serie A, quindi magari se dico i nomi, non, anche Bellinvia che ho avuto a Sapri per me era un bravo allenatore. E ne ho avuti bravi, cerco di apprendere da ognuno di loro un qualcosina che mi è rimasto dentro e cerco di trasmetterlo ai ragazzi. Bene, io lo ringrazio, chiudiamo per il momento la prima categoria, analizziamo insieme il campionato di promozione, abbiamo anche dei servizi e andiamo a vedere subito le grafiche relative alla promozione. Polisportiva Santa Maria Gregoriana, siamo alla settima giornata, 3-1, Real Palomonte, Vigor Castellabate 4-0, Rocchese Calpazio 2-1, Salernum Baronissi Alfaterna 0-0, Temeraria San Manco. Centro Storico Salerno 2-3, US Poseidon Campania 1-1, Real Sarno Buccino 3-1, Scafatese Ancri 0-3. Per una classifica che vede in testa
due squadre di nuovo accoppiate, Polisportiva Santa Maria e Salerno Barronisi 17 punti, Scafatese 15, Rocchese 13, Temeraria San Manco e Angri 12, Alfaterna Poseidon 10, 9 punti per Campagna, Buccino e Real Palomonte 8, Real Sarno 7, Centro Storico Salerno 6, Gregoriana 4, Calpazio 3, Vigor Castellabate 1. Per quanto riguarda classifica marcature abbiamo Fiorino Tommaso dell'OS Poseidon con 7 gol, Martone Luca della Scafatese con 6 e Campione del Mondo della Polisportiva Santa Maria con 5. Per il prossimo turno siamo all'ottava giornata, Alfaterna Polisportiva Santa Maria, Ancri Rocchese, Buccino Volcei, Salernum Baronissi, Calpazio Real Palomonte, Campagna Scafatese, poi abbiamo Centro Storico Salerno Real Sarno, Gregoriano OS Poseidon, Vigor Castellabate, Temeraria San Manco. Quindi nonostante il cambio di allenatore, è entrato Pietro Pinto sulla panchina del Campagna, non è riuscita a cambiare le sorti della partita, quindi praticamente della squadra è andata a pareggiare nel derby contro l'OS Poseidon. Però noi abbiamo prima il servizio relativo alla gara tra la Polisportiva Santa Maria e la Gregoriana, andiamo a vedere, poi sentiremo il punto di Cristian Vitale e poi analizzeremo con Antonino questo campionato. Vediamo prima il servizio tra Polisportiva Santa Maria e Gregoriana. Torna a vincere la Polisportiva Santa Maria. Lo fa in rimonta al Carrano contro la Gregoriana. I giallorossi ottengono 3 punti preziosi e restano così nelle zone alte della classifica. La Polisportiva si stabilizza sin dalle prime battute nella metà campo ospite e sfiora il vantaggio dopo 3 giri di lancette con Capitan Conte che trova sulla sua strada un attento Marino. La Gregoriana si fa vedere intorno all'ottavo, guadagnando un corner dal quale non sortisce alcun pericolo per la squadra di casa, oggi in campo con la maglia bianca. 2 minuti dopo invece conclusione di Federico che accarezza la rete esterna della porta difesa da Russo. Pastore in proiezione offensiva per la Polisportiva non riesce a servire i suoi compagni appostati nel cuore dell'area di rigore. La partita vive una fase di stasi con la Polisportiva che prova ad affondare soprattutto sulla corsia di sinistra e la Gregoriana che si difende con ordine, affidandosi a De Girolamo per cercare di impensierire Pastore e compagni. Al 21esimo poi Guerrera recupera una buona palla a centrocampo e tenta un pallonetto, bloccato senza affanni da Marino. Senza molte pretese e anche il tiro di Nunziata che si spegne lentamente sull'affondo. Quando meno te l'aspetti, dalla parte opposta un tiro di Ruocco sorprende Russo e regala il vantaggio alla Gregoriana. Reazione giallorossa affidata a un cross di Nunziata, ma Montefusco è anticipato sul più bello dalla difesa in maglia celeste. Al 31esimo e altissimo invece la conclusione di Senese, schierato in campo dal primo minuto. La Polisportiva ha quindi un'ottima occasione per agguantare la pari con Guerrera, dopo un errore in uscita di Marino su Senese, che calcia di poco fuori. Al 37esimo si rifanno vivi gli ospiti con una conclusione di De Girolamo bloccata da Russo. Al 39esimo i padroni di casa sono pericolosi con Nunziata e il suo tiro è respinto in angolo dall'estremo difensore ospite. Provano ad accentuare la pressione nei minuti finali del primo tempo i giallorossi che concretizzano lo sforzo proprio all'ultimo secondo utile con Gianmarco Rizzo, servito in aria da Nunziata. Riparte forte la Polisportiva e riesce dopo 3 giri di lancette nella ripresa a ribaltare il risultato ancora con Gianmarco Rizzo. Il centrocampista giallorosso al termine di un'azione identica a quella del pareggio deposita in fondo alla rete con un preciso colpo di testa. All'11esimo Nunziata, tra i migliori in campo, viene atterrato in area di rigore. Non ci sono dubbi per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri non sbaglia lo stesso Nunziata e la Polisportiva Santa Maria si porta sul 3-1. La Gregoriana prova a reagire con un calcio di punizione di De Girolamo che non impensierisce Russo. Il divario potrebbe allargarsi ulteriormente poco dopo il 20esimo con una punizione di Guerrera smanacciata in angolo da Marino. Si aprono le praterie per la Polisportiva. Al 26esimo tiro debole di un indiavolato Nunziata bloccato dal portiere ospite. Dopo l'esordio dal primo minuto di Montefusco, alla mezz'ora della ripresa tocca anche al neo arrivato Polichetti fare l'esordio con la maglia della Polisportiva. Doppia occasione quindi per lo schiavo, subentrato nel frattempo a Montefusco, che trova prima sulla sua strada Marino e poi sulla ribattuta calcia alto. C'è solo una squadra sul rettangolo verde, la Polisportiva, che al 37esimo sfiora nuovamente la quarta rete. Gli ospiti si fanno vedere timidamente con un tiro di Catone. Negli ultimi minuti gli avversari restano anche in 10 per l'espulsione di De Girolamo.
nel sabato degli esordi, infine primi minuti con la prima squadra anche per Romano 2001 del settore giovanile. E voglio ringraziare Antonio Vuolo di Vuolo Media per quanto riguarda questo servizio. E adesso c'è il nostro Cristian Vitale che ha fatto il punto sul campionato di promozione. Per noi lo segue lui, quindi vediamolo insieme. Il settimo turno del girone D di promozione campana sorride alla Polisportiva Santa Maria e alla Poseidon. I giallorossi di mister Graziani risolvono la questione gregoriana costretta alla resa per 3-1 al Carrano. Gli ospiti passano a metà della prima frazione con Ruocco, ma prima del duplice fischio dell'arbitro, Rizzo ristabilisce la parità. Lo stesso timbra la sua personale doppietta a inizio ripresa. Al 13° Nunziata fissa il risultato sul 3-1 finale. Bene anche i pestani, che non cedono tra le mura amica al Campagna. I padroni di casa non riescono a sfruttare però la doppia superiorità numerica. Intorno al 20° del primo tempo, Caloi e Petrillo vengono allontanati dal direttore di gara nel giro di pochi minuti. È Piccirillo a siglare un penalty che porta in vantaggio il Campagna al 10° del secondo tempo. La Poseidon perviene al pareggio con D'Andria al 25°. Trasferte stregate per Vigor Castellabate e Calpazio, ultima e penultima del campionato. I primi cedono per 4-0 sul campo del Palomonte, che sigla 2 gol per tempo. I secondi vengono piegati 2-1 dalla Rocchese. Inutile la rete del solito Guadagno arrivata sul parziale di 1-0. Non va meglio al Buccino Volcei, sconfitto nella mattinata di domenica a Sarno per 3-1. Gli uomini di mister Fernicola vanno sotto di 3 reti. Zito segna 2 volte intorno alla mezz'ora. Imparato a inizio ripresa. A nulla serve la rete di Magliano poco prima del triplice fischio finale. La classifica di promozione campana, girone D, vede, dopo 7 turni, appaiata in vetta Polisportiva Santa Maria e Salerno Baronissi a quota 17. Si ferma la Scafatese a quota 15. Più dietro Rocchese a 13 e Angra a 12. Per l'altro calcio, Cristian Vitale. Eccoci qua. Noi, l'ultima battuta che chiedo ad Antonino, perché ha avuto Pietro Pinto come allenatore, abbiamo visto che è andato in trasferta in Campagna, ha fatto un risultato, quindi adesso c'è la partita decisiva domenica contro la Scafatese che era proiettata per la vittoria finale di questo campionato e purtroppo, come ha detto anche Cristian, ha perso in casa con l'Ancri. Com'era Pietro Pinto come allenatore? Mi ricordo che era un allenatore che faceva lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista fisico, atletico, e poi era uno molto, molto grinto, sapeva caricare al punto giusto la squadra. Poi era anche bravo tatticamente, perché mi ricordo che provavamo sempre le situazioni, calci d'angolo, era un ottimo allenatore. Infatti gli anni della Palmese, lui se non mi sbaglio, vinse il campionato a Palma in D, poi ha fatto anche un buon campionato in C, dove ci stavo anch'io, ci siamo salvati, poi non l'ho più seguito, però un buon allenatore. Noi ti facciamo in bocca al lupo per il proseguo del campionato, ti voglio ringraziare per la disponibilità e auguro a tutte quante le squadre di prima categoria di fare un grande campionato. Grazie particolare ad Antonino Sparaggio per essersi messo a disposizione qui con noi. Un saluto a tutti quanti quelli che ci seguono. Finisce qua la puntata numero 379. Eravamo orfani di Franco la Terza perché è andato in ferie. Io ero un pochettino acciaccato, chiedo scusa per la voce, però ci sta anche i raffreddori di stagione. Un grazie particolare dall'altra parte a chi ci ha sostenuto, a Lorenzo Picarelli e il suo assistente che ci ha dato una mano. Un grazie particolare a tutti quanti voi che ci seguite puntualmente su 105 TV e sui social network che seguono l'altro calcio, e quindi ci rivediamo la settimana prossima con la puntata numero 380 del 12° anno. Grazie.